Grazie Presidente. Mi permetta una battuta per iniziare. Immagino che il manuale del non sindaco letto dalle opposizioni fino ad ora nasca dalla loro lunga esperienza di governo di questa città. Questa maggioranza c'è ed è compatta. Lo mettiamo subito in chiaro, c'è ed è compatta. E voglio dire subito alle opposizioni che noi non molliamo. Abbiamo ancora tanto da fare per Roma e ci batteremo per completare il lavoro iniziato. Presidente. Chiedo al pubblico di fare silenzio, consentiteci di svolgere la seduta, la democrazia prevede questo, che ci sono una pluralità di interventi, poi si può essere d'accordo o meno, ma si ascolta. Grazie. Prego, consigliere Pacetti. Questa maggioranza, la nostra maggioranza, oggi è unita più che mai, a differenza di quello che vogliono far credere. Davanti a ogni difficoltà noi ci siamo sempre fatti forza l'un l'altro. Abbiamo tirato fuori le unghie e abbiamo continuato a lavorare per la città, sempre con più passione e coraggio. Non abbiamo mai, e dico mai, lesinato energie. Abbiamo tolto tempo alle nostre famiglie e ci sbattiamo, mi faccia passare il termine Presidente, ci sbattiamo ogni giorno senza guardare l'orologio per cambiare la città nel solo interesse dei romani che abbiamo l'onore di rappresentare. Noi ci siamo sempre attenuti alle norme e regolamenti e continueremo a farlo. Per la questione della revoca del Presidente dell'Assemblea Capitolina abbiamo chiesto un parere al Segretario Generale per verificare se questa fattispecie possa rientrare nell'articolo 20,6 del nostro regolamento, cioè la norma che va a regolare questo caso. Procederemo, se il parere del segretariato ci dirà però, che è possibile. Consigliera Celli, consigliera Piccolo, per favore prendete posto, grazie. Prego, dicevo Presidente, che procederemo, se il parere del segretariato ci dirà che è possibile, alla revoca del Presidente dell'Assemblea Capitolina. Voglio dire nuovamente che se le norme che regolano quest'Aula lo consentono, noi procederemo alla revoca. Certo, sarebbe meglio per il bene della città se il diretto interessato, che non fa più parte del Movimento 5 Stelle perché non ha rispettato i nostri principi ed è stato espulso, sarebbe meglio, dicevo, che per il bene dei romani rassegnasse volontariamente le sue dimissioni da Presidente dell'Aula. E dico questo perché il lavoro di quest'Aula deve andare avanti nella pienezza dei suoi poteri e delle figure presenti nell'ufficio di presidenza. Sarà poi ovviamente poi la giustizia a valutare i comportamenti del singolo. La differenza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti si vede anche in questo. Noi non lasciamo spazio alle ambiguità. Invito ancora una volta il pubblico a fare silenzio, grazie. Prego consigliere Pacetti. Grazie Presidente. Abbiamo sempre avuto ed abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura. E colgo l'occasione per sottolineare che per l'assessore Frongia la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione. Daniele, questa maggioranza ti augura nuovamente buon lavoro.
Per quanto riguarda l'ambiente, la situazione è nota a tutti. Inviterei quindi anche le opposizioni a non strumentalizzare quanto sta accadendo e di guardare invece in faccia la realtà nell'interesse dei romani che anche loro rappresentano. Nel giro di pochi mesi i due TMB... Presidente, così però non è possibile. Chiedo cortesemente di fare silenzio. Vi invito ad ascoltare. Prego, consigliere. Nel giro di pochi mesi, Presidente, i due TMB di proprietà della partecipata di Roma Capitale sono stati coinvolti da un incendio su cui la magistratura sta indagando. Sta indagando con ipotesi di sabotaggio e incendio doloso. Non bisogna poi dimenticarsi gli oltre 600 cassinetti incendiati, gli atti vandalici contro le sedie e i mezzi del servizio giardino. Questi che ho appena detto sono fatti, cioè non credo servano ulteriori commenti o parole, sono fatti. E voglio dire una cosa, a questa amministrazione e a questa maggioranza non spaventa neanche questo. Noi, Presidente, non molliamo. Non molliamo per il bene di Roma e di tutti i cittadini che hanno creduto e credono in noi. Siamo più determinati di prima e continueremo a lavorare per riparare i disastri che anni, anni, anni e ancora anni di corruzione e mala gestione hanno causato alla città. Virginia, sindaco, il gruppo di maggioranza è coeso, determinato per proseguire insieme a te il grande lavoro di risanamento della nostra città. Grazie. Grazie.